Ciao a tutti e benvenuti ai video di PhotoArt. Oggi parliamo di scanner. Lo scanner è l'altra parte del mondo della fotografia analogica, della fotografia a pellicola. Perché? A cosa serve uno scanner? Allora, chi ancora come me e tanti altri professionisti lavorano in camera oscura per stampare le proprie foto, quindi dai negativi viene stampata la foto con il vecchio procedimento, dico vecchio perché si fa così da che mondo fotografico è mondo, ma ci sono dei fotografi come me che hanno anche il piacere di lavorare in quella che oggi si chiama camera chiara con un sistema ibrido cosiddetto, e cioè di negativo che passa attraverso una scansione e lo digitalizza, e attraverso il file digitale pervenuto dalla scansione si lavora in camera chiara. Perché? Beh, perché comunque ci sono almeno due validi motivi, due validissimi motivi. Il primo è una questione di lavorazione in pieno agio e non facendosi due occhi così in camera oscura come sanno tutti quelli che lavorano sotto la lampada tinica. E quindi lavorare con un monitor, tra l'altro dei bei monitor che oggi la tecnologia ci mette a disposizione, in tutta tranquillità, poter fermare il lavoro, confrontarlo, farne due o tre varianti, vuol dire davvero molto. E poi, senza dubbio, la possibilità di stampare su dei supporti che sono altrettanto interessanti. Mentre la carta fotografica è rimasta abbastanza simile nel corso della sua storia, nonostante tutte le varie tecniche che la differenziano negli stili e nel risultato finale, oggi come oggi ci troviamo, grazie alle stampanti a pigmenti, a getto d'inchiostro, a pigmenti, delle possibilità di utilizzare dei media con finitura liscia, specchiata, semilucida, tramata, vergata, di tutto rilievo. E quindi si è aperto in un certo senso anche una nuova era della fotografia, non tanto in quanto procedimento fotografico, quanto della stampa fotografica. Effettivamente alcune foto che potrebbero essere, non dico banali, ma comunque non propriamente dei capolavori, acquistano una bella rilevanza e nuova vita stampati magari su un cartoncino pregiato piuttosto che su una carta baritata. Lo vedremo negli altri video. Oggi ho uno scanner che ancora una volta ha fatto un po' la storia della scansione moderna della pellicola. È l'Epson 4990. Non è certo una macchina recente perché ai suoi anni i V700, V770 sono andati avanti neanche poi di molto, ma qualcosa in più hanno portato a livello innovativo, ma questo ha fatto un po' lo spartiacque fra gli scanner. Perché? Perché fino ad un certo periodo c'era solo l'esigenza sentita di prendere l'archivio fotografico con le foto dei bambini, con le foto della giovinezza e riportarlo nel computer per guardarmelo lì, ma è cresciuta anche l'esigenza dal mondo amatoriale e professionale di avere uno scanner capace di avere una digitalizzazione, non dico professionale, ma quasi del negativo, insomma qualcosa di più di quello che era prima. Questa è stata una risposta molto interessante, molto completa da parte di Epson, perché è uno scanner comunque piano, e quindi uno scanner che ha anche un costo di progettazione e realizzazione abbastanza contenuto. Mi ricordo che bene o male stava sui 400-500 euro, che non sono pochi ma non sono neanche tanto rispetto agli scanner virtuali a tamburo o scanner film dedicati, come vedremo nei prossimi video che stiamo realizzando. Questo è uno scanner che, devo dire la verità, sapendolo gestire, quindi lavorando con i software adeguati, magari quello proprietario è già buono, ma senza dubbio Silverfast può aggiungere qualcosina in più, e lavorando soprattutto con delle tecniche di scansione avanzate, quindi con esposizioni diverse dello stesso negativo, più passaggi, un bilanciamento accurato del fotogramma che dobbiamo acquisire, si possono portare a casa dei risultati comunque buoni, non dico accettabili, buoni. Certamente se poi lo stesso negativo viene comparato con una scansione prodotta da un film scanner dedicato o da scanner molto più evoluti, è chiaro che si vede la differenza. Dove si vede ve lo racconto in un altro video che sto preparando.
Guardiamo un pochettino questo, giusto per orientare chi ancora ha un bell'archivio a pellicola e magari vuole uno strumento mediamente evoluto per digitalizzare i suoi negativi. Vi dicevo, è uno scanner piano, non mi perdo nelle descrizioni tecniche, ormai lo sapete, i miei video parlano delle prove sul campo, di strumenti che io stesso provo e provo molto spesso per lungo tempo, proprio per non raccontarvi delle frottole o comunque per andare a vedere i punti vincenti ma anche quelli di debolezza che ci sono. Questo è uno scanner piano che assicura una varietà di fotogrammi da scansionare molto ampia, perché attraverso queste maschere, eccole qua, questo è dedicato al 135 mm, quella che è invece qui è dedicata alla pellicola piana 10-12 o 4x5 che vogliamo chiamare, c'è un telaio dedicato alle diapositive, ne scandisce 8 in un unico movimento, e poi c'è quello per il medio formato, eccolo qua, accoglie 3 strisce in formato 120. Guardiamo subito alle cose importanti. Per esempio, questa è la maschera data in dotazione, fa 2 negativi. Sappiamo che questo tipo di scanner ha come punto debole la dispersione dovuta al vetro. Il vetro è un vetro anche abbastanza grosso, lavorato quanto volete, però purtroppo si vede. E allora, furbescamente, chi produce questi scanner, anche se non ve lo dice, vi mette una bella maschera di contrasto per cercare di sopperire alla fiacchezza che il vetro introduce, talvolta questi famigerati anelli Newton, ma ancora di più alle dominanti, ma soprattutto a quella fiacchezza che il vetro purtroppo introduce. Allora, per ovviare a questo, visto che lo spessore del vetro è ampio e che il fotogramma è sì fermato ma non in maniera eccellente, la lente dello scanner deve essere una lente per forza di cose molto diaframmata, e ci andiamo a perdere un pochettino, ci andiamo a giocare quella profondità di campo che è quella che in altri scanner invece riesce a far rilevare persino nella grana, la grana della pellicola, ma non solo. Una diaframmatura stretta tenderebbe a rinforzare, come qualsiasi diaframma di qualsiasi obiettivo, un po' il contrasto, quindi ci dà un negativo, per così dire, già parzialmente lavorato. Però, sapendoci lavorare e settando bene le impostazioni, ripeto, si portano a casa dei buoni risultati, fermo restando che, per esempio, il 4x5 o il 10-12, prendere una macchina dedicata come può essere l'Hasselblad, la serie Hasselblad degli scanner, e andiamo a spendere davvero tanti soldi, e a questo punto ancora una volta la fatidica domanda: conviene, non conviene? Oggigiorno è anche vero che ci sono dei laboratori molto specializzati e di nicchia, che offrono delle scansioni di altissima qualità, si sono fatti carico loro dell'acquisto delle macchine, e quindi possiamo mandare i nostri negativi migliori a essere scanditi da questi negozi o come da questi professionisti che lo fanno al posto nostro, e lo fanno anche molto bene. Un'accortezza: siccome lo scanner si muove in questo senso, per esempio 2 negativi così non valgono quanto un negativo messo così. Vi costruite una maschera, non ci vuole molto, gli spessori sono quelli del telaio, insomma con un po' di bricolage vi fate una maschera, il risultato lo vedete subito, migliore. Certo, ne scandite uno invece che 2, ma cosa ci importa, nessuno ci corre dietro. Poi, come vedete, io utilizzo dei fermi per il telaio, perché questa è plastica, è anche rigida, ma il calore dopo un paio di scansioni la imbarca un po', e una tolleranza di 1 mm, 1,5 mm si riverbera sulla pellicola. Quindi mi raccomando, un po' di scotch, basta questo, non serve altro, teniamo i negativi. Ricordate che l'emulsione va girata, queste sono cose che troverete e leggerete dappertutto. Lo stesso per il 120 mm. Mi raccomando, sempre fermarlo, e anche per il 135 mm. Se posso darvi un consiglio, anche per il 135 mm non fatevi ingannare o comunque allettare dal fatto di poterne scandire 4 al colpo, meglio che ci concentriamo sulle 2 strisce di mezzo, ci mettiamo il doppio del tempo, ma abbiamo un risultato migliore. Esiste per questa serie di scanner delle maschere prodotte negli Stati Uniti per il wet mounting,
per il montaggio quello fluido. Allora, la mia esperienza dice che è vero che abbiamo un certo vantaggio con il weight mounting, però non è sempre un vantaggio che nel mio caso trovo spendibile, perché è vero che aumenta il dettaglio, ma ci va innanzitutto una preparazione e una pulizia posteriori che comunque rallenta molto il flusso di lavoro. Ma è anche vero che se c'è un po' più di dettaglio da una parte, abbiamo un po' più di morbidezza sul contrasto dall'altra. In altre parole, quello che si guadagna da una parte si perde dall'altra. Può essere anche che chi vi parla non è specializzato come altri sul weight mounting, perché anche quello è un mondo a sé. La mia esperienza, non è certo quella di uomo della strada, ma comunque di persona competente, mi dice che siamo un po' in pareggio. Preferisco piuttosto imparare bene ad utilizzare questo, a comprare casomai delle maschere appropriate, che sono decisamente migliori di queste, perché hanno delle regolazioni micrometriche sui 4 livelli. Quello sì, è un impegno di 70, 80 dollari o 100 dollari a seconda del formato che vogliamo andare a scansionare. Quello lo ritengo più utile. Il weight mounting lo vedo come un passaggio posteriore dopo aver provato la reale efficacia per i vostri negativi. Per esempio con le diapositive funziona in un modo, con i negativi bianco e nero ha un altro tipo di risultato. Lascio a voi questo giudizio. La scansione però diciamo che dovrebbe essere fatta nel modo più neutro possibile, cioè alla fin fine tutti i risultati ci dicono che la scansione migliore non è quella dove riusciamo a vedere attraverso il software come si riesce a portare il bilanciamento del negativo, ma sarebbe meglio farlo nella maniera, cioè nella massima soluzione consentita, senza interpolazione, attenzione, perché questo arriva fino a 9006, ma non sono 9006, perché si ferma a un 4,8, poi con i dati di targa sono anche meno, così come la D-Max che ci comunica Epson non è assolutamente quella. Ma vi dicevo, sarebbe preferibile fare una scansione neutra il più possibile, quindi il negativo colore, il negativo bianco e nero, scansionarlo come positivo, magari poi andare a intervenire sui vari canali e modificarlo dopo invertendolo. Questo è quello che insegno nei corsi di Fine Art a tutti coloro che vogliono appunto partecipare a queste cose. Questo scanner però è uno scanner che oggigiorno trovate sul mercato dell'usato a cifre più che mai abbordabili, se funzionante, mi raccomando. Se non avete ancora niente in casa e volete intraprendere un percorso di scansione dei vostri negativi, partite da qui, che partite molto bene. È davvero un ottimo scanner. Nei prossimi video vi presento invece Minolta e Hasselblad. Come sempre seguitemi sul canale YouTube di PhotoArt. Ciao!